ragazzi, eccoci qui con la seconda parte di Fallout 4. Adesso andremo a visitare Concord e vediamo cosa c'è da fare. Col cane. Ehi, bello! Che ci fai qua fuori tutto da solo? Mi sembri un tipo a posto. Ok, allora, vieni con me. Il cane si aggiunge con noi. Perfetto. Penso che qua abbiamo preso tutto quello che c'era da prendere e di andare verso Concord. Dovrebbe essere qua davanti. Proboscide del succhiasangue, subito danni di radiazione, la tua salute massima è ridotta, vedi il condottore o usa i radaway per recuperare la salute persa, bla bla bla. Va bene. Se avete suggerimenti o qualsiasi cosa da segnalarmi anche per il personaggio, per la crescita, queste cose qui, fatevi pure avanti, accetto qualsiasi consiglio utile per progredire al meglio nel gioco. Qua c'è una valigia, maglietta e pantaloni. Prendiamo tanto. Abito con lo screening no, troppe tenere, portacenere anche. Ehi, quassù, sulla balconata! C'è un gruppo di abitanti all'interno. I predoni hanno quasi sfondato la porta. Prendi quel boschetto laser e aiutaci, per favore! Adesso aspetta un attimo. Prima prendo la roba che devo prendere, poi aiuto. Scarpa, munizioni. Maschera antigas con occhialini può sempre servire. C'è la diffusione anche. Sì, prendiamo quello che dobbiamo prendere. Moschetto laser. Armi, moschetto, eccolo qua. Ah, è così, eh. Figata. Minchia, che colpo. Bella starma, mi piace, è cazzuta, è cattiva. Ma proprio al punto sodo per ammazzarli. Arrenditi! Non hai scampo! Dov'è? Ah, non mancava. Ah, ancora? Che numero di merda qua? Tutto ciò mi preoccupa. Sembra un po' strano. Corretto, andiamocene. Non ha alcun
alcun senso restare qui a farci sparare. Lasciami andare! Che bella canzoncina che c'è in sottofondo. Qua non c'è niente, no. Vabbè. Sto venendo lì e vi spoglierò tutti quanti. Forza, non andranno da nessuna parte. Abbiamo altra merda di cui occuparci. Hai sentito? Devo fare un giretto. Ma tornerò ad ammazzarti. Chi va là? Qui! Non lo prende. Perfetto. Dov'è sto stronzo? Possiamo entrare. Diamine, non so chi tu sia, ma hai un tempismo impeccabile. Preston Garvey, Minuteman del Commonwealth. Allora, Minuteman, siamo forse tornati indietro nel tempo. Proteggere la gente nel giro di un minuto. Era questa l'idea. Quindi mi sono arruolato. Volevo fare la differenza. E l'ho fatta, ma le cose sono degenerate. Ora pare che io sia l'ultimo Minuteman rimasto. Chi sono queste persone? Soltanto gente in cerca di una nuova casa, di un nuovo inizio. Sono con loro dai tempi di Quincy. Lexington è andata bene per un po', ma poi i ghoul ci hanno scacciati. Un mese fa eravamo in 20. Ieri eravamo in 8. Ora restiamo in 5. Io, i Long, Marcy e June, e quella sul divano è Mama Murphy. E questo è Sturges. Ghoul. Che cosa sono i ghoul? Oh, vedo che non sei di queste parti, eh? I ghoul sono persone contaminate. Per lo più sono come te e me. Hanno un aspetto orribile e vivono a lungo, ma sono ancora persone. Quelli di cui parlo sono diversi. Le radiazioni gli hanno fatto marcire il cervello. Sono diventati ferali. Se ti vedono ti faranno subito a pezzi. Ad ogni modo, abbiamo pensato che Concord fosse un luogo sicuro per stabilirsi. Quei predoni ci hanno smentiti. Ma, beh, abbiamo un'idea. Sentiamo. Sturges, diglielo. Da un vertibird schiantato sul tetto. Prebellico. Forse l'hai notato. Beh, sembra che uno dei passeggeri abbia lasciato lì un pezzo davvero interessante. Stiamo parlando di un'armatura atomica T-45. Tecnologia militare. Che cosa rende tanto speciale quell'armatura atomica? Un sistema di servomotori Westech, ecco cosa. Con quello splendore, il super diventa la norma. Sarai più forte, tenace, resistente alle radiazioni e... Indossa l'armatura e potrai recuperare il mitragliatore a canne rotanti del Vertibird. Fatto ciò, potrai spedire all'inferno quei predoni. Ci stai? Mitragliatore a canne rotante. Ora sì che si ragiona. Vero? C'è solo un problema. L'armatura è senza energia. Probabilmente è a secco da un centinaio d'anni. Può essere riattivata, ma su questo punto siamo un po' bloccati. Se posso, vi aiuterò. Ciò che ti serve è un vecchio NDF prebellico. Un nucleo di fusione standard. Una batteria nucleare ad alto rendimento e lunga durata. In passato veniva usata dall'esercito e da alcune aziende. Ma non riusciamo a raggiungerla. È giù, nei sotterranei, chiusa dietro una porta di sicurezza. Ascolta, io riparo le cose, le sistemo. Violare la sicurezza non è proprio il mio forte. Tu potresti riuscirci. Eh beh, modestamente. Non può essere così difficile. Vedrò cosa posso fare. Beh, wow. Forse la fortuna comincia finalmente a sorriderci.
Una volta inserito il nucleo nell'armatura atomica e recuperato il mitragliatore a canne rotanti, quei predoni capiranno di avere sbagliato preda. Buona fortuna. Questo si è buggato e dice sempre stiglielo. Vabbè, andiamo. Signore. Non sei quello che mi aspettavo avrebbe trovato Dogmeat nel quartiere, ma... tanto meglio. Quindi è il vostro cane? No, non è il mio cane. No, signore. Dogmeat è quello che definirei un tipo indipendente. Uno spirito libero come lui non ha padroni, ma sceglie i propri amici e li segue fedelmente. Ora resterà al tuo fianco. Io l'ho visto. Hai detto che l'hai visto? Sono le sostanze. Conferiscono le visioni alla vecchia mamma Murphy. È così da che ho memoria. Ti droghi, eh? Visioni? Posso vedere parte di ciò che è stato e di ciò che sarà, e anche parte di ciò che è al momento. Vedo che sta arrivando qualcosa, attirato dal rumore e dalla confusione. È furioso! Che cos'è? Mamma Murphy, dimmi di più, per favore. Mi dispiace. Lo so. Le visioni non sono sempre chiare. Ma credimi, quando ti dico che non si tratta di predoni. Ma ora... Vabbè. Sono stanca. E se non mi sbaglio, hai qualcosa da fare. Perfetto. Una statuetta. Solo attraverso l'osservazione è possibile percepire la debolezza. L'autopercezione è aumentata di uno. Non possiamo restare intrappolati qui. È ridicolo. Qualcuno faccia qualcosa. Stai calma. Ora vado. Non so perché ho potuto anche l'altra merda, ma va bene. Scegli una possibile password con l'analogico sinistro per inserire la premi X. Se la password inserita è sbagliata, sullo schermo verrà mostrato il numero di lettere che corrispondono esattamente sia come lettera che come posizione alla password terminale. Ah sì? Paper. Bene. Un pazzo. Ma la posso ribloccare così la faccio con le forcine. Sei buggato? Ah, no. Vabbè, sbloccato. E abbiamo preso il nucleo di fusione. Ora dovremmo andare a prendere l'armatura. Ecco l'armatura. Tappi. No. Personale, sergente maggiore Michael Daly, esercito degli Stati Uniti. Sabato scorso, 23 ottobre, mentre eravamo diretti a West Stockbridge, il
Il nostro Vertibird si è schiantato sul tetto di questo museo. Causa impulsi elettromagnetici dovuti a detonazione nucleare. Molteplici detonazioni. Da quel che so, si è trattato di un evento globale. Il copilota è morto all'impatto. Il pilota, gravemente ferito un giorno dopo. L'indomani, Flaherty e Kanawha sono stati uccisi da superstiti spaventati e disperati. Poi Prosnaski è scappato via. Non l'ho più rivisto. Adesso tocca a me disertare. Se questo concetto ha ancora un senso. Il nucleo di fusione della mia armatura è andato. E con esso la mia carriera di soldato. Andrò a Boston, a piedi. Per scoprire se mia sorella è sopravvissuta. Ha un appartamento a Boylston Street. Michael Daly. Chiudo. Buona fortuna. Dio benedica l'America. O quel che ne rimane. Non so che cosa potenziare. Bene. Quassù! Capo! C'è qualcuno quassù! Nervi saldi, ce la facciamo! Perché non scendi? Fammi dare un'occhiata alla tua. Te lo concedo. Ti sto aspettando, idiota! Dicono che l'ho preso. Sto un bastardo. Lasciami andare. Il bastione dov'è? Dietro. Merda. Sei fuori di meglio? Ah!
cazzo? Ma è morto? È morto. Bene, Preston. Smettila di preoccuparti. È stato uno spettacolo incredibile. Sono lieto che tu sia dalla nostra parte. Ora ve la caverete. Sì, almeno per un po'. Potremo trasferirci in un luogo... Ascolta, quando ci siamo conosciuti, mi hai chiesto dei Minutemen. Se c'è una cosa che facciamo sempre è aiutare gli amici. Quindi, ecco, per tutto quello che hai fatto. Grazie. Non l'ho fatto per soldi. Ehi, mi dispiace. Sono abituato alle persone che pensano solo a se stesse. Sai, mi ricordi i miei amici. Gli altri Minutemen, quelli che hanno dato la vita per qualcosa più grande di loro. Dovresti venire con noi a Sanctuary. Ci farebbe comodo il tuo aiuto. Che cosa dovrei fare? Dovrai restare forte, come lo sei ora. Perché c'è altro nel tuo destino. Io l'ho visto e so cosa provi. Ok, ti ascolto. Sei un uomo fuori dal tempo, senza speranza. Ma non tutto è perduto. La sento. L'energia di tuo figlio è vivo. Dov'è mio figlio? Dov'è Sean? Ah, vorrei saperlo. Davvero. Ma non posso vedere tuo figlio. Posso solo sentire la sua forza vitale, la sua energia. È là fuori. E persino io non ho bisogno delle visioni per dirti dove cominciare a cercare. Nella grande gemma verde del Commonwealth, Diamond City, il più grande insediamento della zona. Che cosa c'è a Diamond City? Sean è laggiù. Ascolta, ora sono stanca. Forse se mi porterai delle sostanze, le visioni potranno fornirmi un'immagine più chiara. No. Mamma Murphy, ne abbiamo già discusso. Quella robaccia ti ucciderà. Ma taci, Preston. Prima o poi moriamo tutti. Avremo bisogno delle visioni. E anche il nostro nuovo amico ne avrà bisogno. Ora va. Sanctuary ti attende. D'accordo, gente. Grazie a questo provvidenziale aiuto, la strada è sicura. Ci recheremo al luogo che Mamma Murphy conosce. Sanctuary. Non è lontano. Che conosce? Che ha visto casomai in una delle sue visioni mentre era in preda alle droghe. E ora vorresti che partissimo per un'altra ricerca inutile basata su Mamma Murphy l'ha visto? Beh, certo aspettate, aspettate. Calmatevi tutti. Siamo tutti sulla stessa barca, giusto? Quindi, Marcy, hai un'idea migliore su cosa dovremmo fare? Qualcuno? Bene, dunque. E Sanctuary sia. Speriamo solo che risponda alle aspettative. Forza, June! È tempo di andare! Oh, ok. Bene ragazzi, il video si conclude qua. Se il video vi fosse piaciuto, mettete un mi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Vi ringrazio tutti quanti quelli che seguiranno questa serie. È solo grazie a voi se riuscirò a crescere col mio canale. Quindi niente, ci vediamo alla prossima. Bella a tutti, ciao.